Ragazzi, oggi è domenica, normalmente non escono video qui sul canale, ma il contenuto di questa scatola direi che può essere un'ottima eccezione. Ciao ragazzi, benvenuti, bentornati qui sul canale in questo video della domenica mattina. Normalmente alla domenica mattina non escono video, ma qui abbiamo l'eccezione, abbiamo un prodotto di cui vi vorrei parlare. In realtà sapete già di cosa vi sto per parlare perché lo trovate nel titolo del video, quindi io direi di procedere con l'unboxing per vedere cosa c'è all'interno di questa scatola. Uela. Lui, iPad Pro da 12,9 pollici con chip M2. Sì, è quello, è proprio lui, è quello giusto. Ragazzi, oggi vorrei unboxare con voi il nuovo iPad Pro che è uscito qualche giorno fa e che ho l'opportunità di poter provare e parlarvene qui sul canale. Vi ho parlato tante volte di iPad negli scorsi mesi qui su YouTube perché non pensavo sarebbe diventato in maniera così stabile uno strumento per la mia produttività sia quotidiana, personale, che lavorativa. Proprio in questi giorni qui in studio stiamo affrontando un set su cui io sto totalmente lavorando per editare e archiviare gli scatti con iPad Pro con M1. Per cui questo upgrade sarà sicuramente una marcia in più e già stasera mi sa che lo porterò con me sul set per iniziare a testarlo. Per cui io direi di procedere con l'unboxing. Usavo l'iPad talmente tanto con la tastiera ormai che mi sono completamente dimenticato di quanto sia sottile. In realtà, ragazzi, da vedere non è che ci sia tantissimo. L'iPad in tutto e per tutto è identico esteticamente al modello con M1, ovviamente space gray come sempre, che per quanto mi riguarda è la colorazione migliore. Ho visto una cosa bellissima. Ovviamente troviamo tutta la cavetteria del caso, le istruzioni che non ci interessano e questa è la prima novità, ragazzi. Il cavo in corda esattamente come quello dell'iMac da 27 pollici. Veramente bellissimo questo cavetto. Dovrebbero farli tutti quanti così per quanto mi riguarda, anche quelli degli iPhone. Il resto è tutto ciò che siamo abituati già a conoscere. Non c'è niente di più, niente di nuovo. I packaging di Apple sono sempre ultra minimal. Ovviamente in accoppiata con la Apple Pencil di seconda generazione e la Magic Keyboard, che per quanto mi riguarda, in particolar modo l'Apple Pencil, sono degli accessori per quanto mi riguarda indispensabili da accoppiare con iPad Pro. Bellissimo il caricatore, ragazzi. Apple Pencil di seconda generazione che come sempre si aggancia lateralmente all'iPad in maniera magnetica, a differenza del modello base di quest'anno che supporta soltanto ancora l'Apple Pencil di prima generazione, quindi senza la possibilità di agganciarla e doverla utilizzare con la ricarica soltanto con l'adattatore Lightning USB-C. E infine la Magic Keyboard, che in realtà ho già provato per il modello con M1, è esattamente la stessa identica Magic Keyboard. Per l'iPad Pro M1 l'ho sempre avuto in colorazione nera, questa colorazione bianca, quindi in realtà una novità, non ho mai avuto nessun tipo di accessorio bianco. Io mi immagino che questa tastiera si sporchi alla velocità più o meno della luce. Il nostro fake iPad di cartone. Voilà. Ragazzi, quali sono le principali novità di quest'iPad? Che è la cosa più importante di cui dobbiamo parlare in questo video. Ovviamente il chip M2 che dà una maggiore potenza all'iPad Pro. Già con chip M1, per quanto mi riguarda, la macchina era veramente tanto 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 performante per quello che è necessario su un tablet. Il motivo per cui io l'ho poi fatta diventare praticamente un'alternativa in pianta stabile al MacBook Pro e in realtà in questo momento l'ha completamente sostituito. Troviamo delle novità che testeremo, perché ci sarà un video dedicato in cui parleremo di iPad Pro nel 2022 con chip M2, sono la possibilità di utilizzare l'Apple Pencil Hover, che è la nuova funzionalità che non fa altro che darvi un'anteprima di quella che sarà il tocco dell'Apple Pencil sullo schermo, con la possibilità di andare a regolare la dimensione del tocco, quindi avere un tocco molto più preciso, un controllo di precisione, diciamo così, di quello che sarà lo scorrimento dell'Apple Pencil a schermo. E per quanto mi riguarda è la cosa per cui sono maggiormente interessato per questo modello, perché tante volte effettivamente, soprattutto quando utilizzo ad esempio Photoshop, tendo a essere poco preciso con l'Apple Pencil. Avere questa anteprima di tocco prima di andare a scorrere effettivamente
interattivamente a schermo, secondo me è veramente molto figa come cosa. Abbiamo la possibilità di girare in ProRes con iPad, hanno puntato tanto su tutta la parte video, non soltanto lato produzione, quindi girare con iPad, ma anche lato montaggio. Infatti a dicembre dovrebbe arrivare su iPad Pro con chip M2 esclusivamente DaVinci, e da quelle che sono state le anteprime viste sembra essere in tutto e per tutto, non dico identico, ma veramente molto simile alla controparte desktop. E questa cosa, per quanto mi riguarda, è fighissima, perché vuol dire che stanno investendo anche su questa macchina per una produttività pensata per un target pro, che poi è quello che effettivamente qui facciamo e qui cerchiamo di affrontare con questa tipologia di video. Apple Pencil Uber, che è nativo sì di iPad per tutte ovviamente le applicazioni Apple, ma che dovrà essere integrato dagli sviluppatori in tutte le app terze. Io penso ad esempio ad Adobe, che mi auguro aggiorni con una tempistica decente tutte quante le app della suite per iPad con questa funzionalità. E ragazzi, veniamo a quelle che sono secondo me le mie impressioni, i miei pensieri, prima ancora di andare a testare effettivamente questo nuovo iPad Pro. Stiamo parlando ovviamente di un modello abbastanza estremo per quanto mi riguarda a livello di configurazione. In particolar modo questo, oltre al chip M2, presenta anche un tera di memoria interna. È sicuramente una macchina che costa tanto, non è pensata però a tutti quanti. Io penso che iPad Pro, nello specifico quest'anno, con questa miglioria dal punto di vista del chip, quindi della potenza che abbiamo a disposizione, sia un prodotto per dei settori ben specifici e soprattutto per delle categorie di professionisti ben specifici. Per quanto mi riguarda, nel caso vogliate farmi un utilizzo casalingo, il mio consiglio è di andare sugli iPad classici, l'iPad base ad esempio, l'ultimo modello uscito per quanto mi riguarda è un'ottima soluzione, o anche l'iPad Air M1. Questo caso qui secondo me è uno strumento che può essere sfruttato al 100% da chi fa lavori di un certo tipo. Mi viene in mente ad esempio un grafico, piuttosto chi lavora ad esempio nell'architettura. È ottimo soprattutto con questa nuova funzionalità dell'Apple Pencil per lavorare con del disegno tecnico, ad esempio come nel mio caso photo editing, e perché no, con DaVinci anche video editing. Secondo me DaVinci aprirà delle porte con iPad, perché secondo me era necessario avere anche questa tipologia di programma. Al momento LumaFusion non è abbastanza per permettere di spostare un intero workflow di editing video soltanto ed esclusivamente su iPad Pro. Ovviamente quest'anno siamo davanti ad un aggiornamento di quello che è appunto iPad Pro. Le novità chiaramente non sono tantissime, sono poche, però per quanto mi riguarda restano delle novità molto interessanti. In più, con l'uscita di iPad Pro abbiamo anche fra le mani iPad OS 16 con il nuovo Stage Manager, che ho già provato in realtà da qualche giorno, perché l'aggiornamento è uscito un po' di giorni fa, e per quanto mi riguarda è davvero tanta roba, ma ne parleremo nel video dedicato. Faremo un approfondimento nello specifico di tutte le novità, anche di quella che è l'esperienza d'utilizzo di iPad Pro, e faremo anche qualche confronto, qualche test con il modello precedente per andare a capire effettivamente quale è consigliato a chi. Il mio consiglio nel caso dobbiate comprare il vostro primo iPad Pro è sempre quello di prendere l'ultimo modello, banalmente per una semplice questione di aggiornamenti software. Per quanto mi riguarda, questa novità dell'Apple Pencil può essere un'ottima leva per comprare direttamente l'ultimo modello piuttosto che il modello precedente, nonostante sia comunque molto valido. Per cui ragazzi, ha senso passare da iPad Pro con chip M1 ad iPad Pro con chip M2? Non ve lo so dire ora perché ancora aspetto, per cui ne parleremo nel video dedicato. Grazie per essere stati fin qui con la visione del video, parliamone qui sotto nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate dei nuovi iPad, anche del modello base, che secondo me è un prodotto molto molto interessante. Fatemi sapere anche se c'è qualcosa che vorreste vedere nel video dedicato, perché io ho già ben in mente cosa andare a trattare, però perché no? Sapere le vostre impressioni, le vostre necessità è sempre utile per andare poi a fare un video completo, utile a tutti quanti. Ragazzi, il video è finito, spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto lasciate un commento e mi piace. E noi ci vediamo ogni giovedì qui sul canale alle 18:30 con un nuovo video.